E dal tavolo del distretto la prossima settimana partirà al governo una richiesta ben precisa: aumentare il numero degli ispettori del lavoro per poterli impiegare nei controlli delle aziende. La proposta avanzata dalla sindaca Bugetti è stata appoggiata da tutti i componenti del tavolo. Incremento del numero degli ispettori del lavoro per poter prevedere la loro presenza in tutti i controlli che vengono svolti nelle aziende. È questa la proposta portata dalla sindaca Bugetti al tavolo di distretto e condivisa da tutti i componenti. La proposta la prossima settimana sarà inserita in un documento che il tavolo preparerà con le richieste da inviare al governo. Credo sia assolutamente importante perché già negli anni avevamo lavorato con le varie associazioni di categorie su questo tema e farla approdare a partire appunto dalla richiesta che ho fatto di recente al tavolo di distretto, che è il luogo che si è formato da qualche anno e che è il luogo importante dove si lavora tutti insieme, quindi una forza maggiore per lavorare su quelle che sono le tematiche calde, a partire appunto da quella degli ispettori del lavoro. Questo ritengo sia un tema forte che, arrivando da tutta la città, deve essere ascoltato da Roma, perché questo ci consentirebbe di chiudere quel cerchio che è importante nella parte dei controlli e anche per far crescere la qualità del distretto, insieme a tutti gli altri temi che vengono affrontati. Quindi credo che sia la strada giusta, perché quando si lavora in rete, si lavora insieme, si manda un messaggio forte al governo che in questo momento ha dato un'apertura e su cui tutti noi vogliamo lavorare. Lo facciamo insieme, come siamo abituati a fare a Prato, perché il tavolo di distretto è davvero la concretizzazione di quello che è un patto forte sul territorio che porta le stanze a Roma. Attualmente sono 22 gli ispettori del lavoro operativi per le province di Prato e Pistoia, un numero considerato insufficiente. Assolutamente sufficiente, il tema è noto ormai da anni, così come io ribadisco è noto anche la carenza del Tribunale, non solo da un punto di vista del personale ma anche della struttura, quindi sono tutte cose che servono e che devono essere ascoltate anche dal governo, perché ci consentono sul territorio di fare un lavoro migliore nell'interesse del lavoro e di tutta la città.